Zero Robotics è una gara che ormai da 6 anni offriamo agli studenti di scuole superiori, studi tecnici e licei scientifici. È una gara che è nata in America 7-8 anni fa e poi è stata portata in Europa e sin dall'inizio ha avuto un successo enorme, soprattutto in Italia, perché permette agli studenti di toccare con mano in maniera semplice cos'è lo spazio, quali sono le problematiche e le cose interessanti e utili dello spazio. È una cosa semplice perché si utilizzano degli strumenti nati dal MIT di Boston, dalla NASA, che assieme hanno sviluppato questo sistema che permette, tramite dei semplici strumenti basati su internet, di poter utilizzare, programmare, simulare e sviluppare dei programmi che portano a termine delle operazioni utili e importanti. Ogni anno c'è questa gara, le finali solitamente si svolgevano in Olanda, quest'anno siamo riusciti a portare a Torino al Politecnico questo evento, che è una cosa importante anche per il Politecnico, anche perché poi possiamo far vedere anche agli studenti che cosa si fa qua, cosa riusciamo a fare in Italia. E sicuramente è una cosa che è piaciuta molto sin dall'inizio, infatti la partecipazione della sola Italia, si parla di circa 600 studenti ogni anno, alcuni al campionato mondiale, alcuni al campionato nazionale, e l'Italia è l'unica nazione al mondo che ha anche un campionato nazionale grazie a questo enorme interesse e enorme partecipazione da parte di tutti. Buongiorno, io sono Luca Fabian del team Space Lions del liceo Da Vinci di Treviso. Noi abbiamo deciso di partecipare a questo concorso Zero Robotics, che è coordinato dal Politecnico di Torino, perché pensiamo che sia un'attività davvero formativa e che possa aiutarci non solo per l'informatica, ma per tutte le materie legate comunque a questo concorso, che sono anche la matematica, la fisica e soprattutto anche l'inglese, la possibilità di comunicare con altri continenti al di fuori dal nostro, che è una cosa che non capita tutti i giorni. Siamo un team composto da 15 persone, veniamo un po' da tutte le classi e quindi vediamo questo concorso anche come una via di aggregazione fra persone di classi differenti. Quindi siamo dalla prima alla quinta e c'è anche una cosa molto bella in cui magari quelli di quinta insegnano un po' a quelli di prima per poi avere un ricambio generazionale. Hello, my name is Alex. I'm a contestant to the Zero Robotics competition. I'm from Romania, from Tudor Vienna National College. And yeah, I'm here because I take part with my team here in this interesting competition about robotics and informatics. I am Alex from Romania, same high school, and it's really beautiful here. We visited a nice place. Hello, I'm Vlad, I'm colleagues with my teammates, and I'm really looking forward to the actual competition later today. Hi, I'm Robert. I come from also from Romania. I think Torino is a very beautiful place. I also like very much informatics, and I think this contest combined these two domains in a very beautiful way.